Buongiorno amiche, ma anche amici. Oggi sono qui non per interpretare un ruolo o una parte, non ce ne sarebbe bisogno, sono qui per parlarvi con il cuore in mano. E mi rivolgo principalmente alle mie amiche, a me, alle mie compagne, alle mie sorelle donne e non solo. Spesso nella vita attraversiamo momenti difficili in cui ci sembra tutto nero. Può capitare che la nostra storia d'amore giorno dopo giorno si trasformi in una voragine di oscurità, in un abisso in cui i sorrisi, i gesti gentili lasciano sempre più spazio alle critiche, parole sprezzanti, offese, odio e a volte anche peggio. È difficile capire quello che si sta vivendo, dove inizia la violenza, quando bisogna dire basta e denunciare. Che succede se si decide di denunciare? Dove andiamo? Non esistono risposte valide per tutti, ma per trovarle l'unico modo che abbiamo è parlare, raccontare ciò che si sta vivendo, non imprigionarsi nel silenzio. E forse anche chi opprime ha lo stesso bisogno di essere aiutato, ma come te non riesce a capire quello che sta vivendo e non sa con chi parlare. Per questo sono nati i CAV. I centri antiviolenza, punti di ascolto dove ci sono persone in grado di aiutarci, sostenerci professionalmente, che sanno ascoltare senza giudicare e possono guidarci nella comprensione dei segnali. E dunque dobbiamo essere coraggiose. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore, di raccontare la vostra storia. Siate protagoniste della vostra vita. Perché solo così potremo abbattere il muro della violenza e costruire un futuro migliore per tutti noi. Io lotto. È l'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli ed è finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intenzione di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti, a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche soltanto con un consiglio. Fai sentire la tua voce. Facciamo sentire la nostra voce. Chiama il 1522 o scrivici in chat. Il 1522 è qui per ascoltarci, per sostenerci.